Salve a tutti amici di blog.it. Oggi l'Androidcast è in solitaria, diciamo problemi tecnici di vario genere, per cui in generale cercherò di fare una cosa breve, indolore e purtroppo monopolistica. Allora, la questione di cui dovevamo parlare, e così potrò introdurre per approfondire in seconda battuta, è l'uso di Android come strumento di lavoro. Oggi, cioè ormai ieri, è comparso un articolo del bulgaro Andrea che parlava di come lo smartphone abbia cambiato la vita. Io invece colgo la palla al balzo per raccontarvi come possa uno smartphone e o un tablet cambiare la vita lavorativa, nel senso di alleggerirla portandola in un modo molto più leggero e anche rapido. Diciamo che il confronto è fra un computer e questo. Il confronto va tanto quanto sulla potenza, che in questo momento è disponibile su tutte e due, cioè nel senso, il computer ormai sappiamo che ha sviluppato una potenza tale che permette dei calcoli esorbitanti e soprattutto una potenza anche di utilizzo molto particolare. Adesso, nel caso che ho dietro è un Windows, però immaginate anche un Mac e un Linux, hanno come sistemi operativi associati a una macchina lavorativa, danno una serie di prestazioni tali da migliorare proprio tutto il complesso del flusso di lavoro. La questione, che è diventata disponibile anche su smartphone e tablet, è il fatto che finalmente c'è qualcosa che può mettere in discussione il tutto. Di recente era stato anche tirato fuori dallo stesso il Sole 24 Ore che il mercato dei computer fissi stia effettivamente calando in favore di quello dei tablet, per cui anche chi è nel settore enterprise sta effettivamente cambiando l'idea a riguardo di quello che è il mondo portabile, anche perché permette dalla parte del lavoratore di essere molto più veloce, anche per poter fare dei cambiamenti anche spostandosi da un ufficio all'altro, nel senso di effettivamente viene un'idea, può cambiare al volo, prima su telefono, poi su computer, oppure da telefono controllare il computer per effettivamente fare questo cambiamento. Il tutto tramite controlli di accesso remoto o documenti condivisi. Documenti condivisi, ricordo un'applicazione Principe, che comunque è utilizzata anche a livello proprio fisico nel computer, il Google Docs, per esempio, oppure il fatto di rimettere su cartelle condivise o in FTP dei documenti che sono editati sia da computer che da smartphone o tablet. Per cui adesso sì che si parla di Androidcast, ma in generale andiamo a prendere tutto quello che è il mondo della telefonia attuale, ossia il fatto che sul telefono esistano dei client che permettono di modificare tutto quello che è i file di tipo Office, chiamiamoli così, per cui documenti piuttosto che file di calcolo, piuttosto che le presentazioni, piuttosto che altro. Quello che sta diventando sempre più attuale sono i file, per esempio quelli tipo DVG, che sono i file di AutoCAD, per cui per esempio il AutoCAD OS che effettivamente è presente nel market di Android, oppure anche file proprio di tipo più impegnativo, come per esempio nell'ultimo periodo ho provato file di controllo dei file STL, Stereolite, ossia quelli per le stampanti 3D, sono più impegnativi effettivamente, per cui hanno più necessità di calcolo. E sono quelli, come dicevo prima, per le stampanti 3D, per cui per uno strumento molto più avanzato. Inoltre tutto quello che l'apparato Android si può configurare in maniera che possa essere più fruibile come strumento anche per fare altro può essere rilevamento fotografico, può essere registrazione, modifica audio e video che attualmente è abbastanza limitato, ma è solamente una questione di quello che effettivamente è offerto adesso dal market e quello che effettivamente stanno sviluppando tutti
tutti i developer attuali e anche si spera le stesse case che offrono lato PC qualcosa di più. Per cui in questo momento qua uno dice: mi accontento del Vidstream piuttosto che del Movie Studio su tablet? Attualmente mi accontento di questo, questione di un mese qualcosa cambia. Effettivamente è successo così finora. Come anche il discorso di fare una videochiamata, prima era disponibile solo su 5, 6, 4 o 5 device, attualmente sono diventati 20 con quello che è Skype. È tutta una cosa che va in aumentare. Detto questo, il discorso è, in conclusione, alla fine effettivamente quello che è attualmente il mondo dello smartphone con Android sta portando un miglioramento alla vita quotidiana, come affermava Andrea nel suo editoriale, ma soprattutto effettivamente riusciamo ad avere un miglioramento dal lato lavorativo portandocelo sempre dietro e alleggerendoci un pochettino quello che è il dispendio e il, come dire, la fatica a livello lavorativo. Detto questo, sono stato un pochettino rapido, un po' generalista, però qualcosa ho cercato di inculcarvi in questo momento giusto per essere rapidi, e vi rimando al nostro blog, per cui l'avvertimento: leggeteci sempre, che quello non, male non fa, e soprattutto vi aspetto al prossimo AndroidCast, che spero di essere in più di uno. Alla prossima.